Ed eccoci a una nuova puntata di Amaranto World insieme al nostro esperto tecnico scientifico, sullo scientifico. Il calcio di scientifico non c'è niente. Non c'è niente. Però... fantasista. Lui ancora è legato alla destra, al fantasista, libero. Sono un pentito, ex sacchiano pentito, perché io questo calcio universale... A me non piace, mi piaceva più il calcio di prima. Comunque questo è un argomento fuori tema per stamattina. Il calcio di oggi è anche un problema per i singoli che devono emergere, diciamo, che si trovano in difficoltà per via della fisicità e della rapidità delle giocate, no? Una volta, quando Rivera era Rivera, i movimenti, si diceva che fosse lento, ma il calcio era molto più lento di oggi. Oggi Rivera non vedrebbe palla. Dico bene. Sì, no, è un calcio cambiato. Ogni eroe va inquadrato nel proprio tempo. Io i paragoni tra contesti diversi non li capisco mai. Però ecco, diciamo che il calcio di oggi è noioso, mi annoia abbastanza. È troppo uguale. Piatto. Però, nonostante questo, diciamo, se gli ultimi giocatori che se la cavano ci sono ancora, no? Quelli che emergono come i Ronaldo, i Messi. In Italia Totti è stato l'ultimo che se l'è cavata. Guarda che i ragazzi sono sempre gli stessi, vanno fatti giocare. Poi sono... Lo so, ma la rapidità... C'è qualcuno che gli tarpa le ali, va? Capisci qual è il problema. E invece non gli vanno tarpate le ali, fin dai settori giovanili e poi proseguendo, compreso il pubblico che vuole sempre vincere. No, ma io mi riferivo al fatto che è difficile emergere anche per via della rapidità e del gioco attuale, che mette in difficoltà il singolo, naturalmente. Detto questo, visto che siamo qui a parlare di Arezzo e a proposito di singoli che possono emergere, ti faccio una domanda su un singolo che ha fatto un'ottima partita contro la Carrarese e che secondo me ha un futuro radioso davanti se non succede niente di particolare. Parlo di Abdalla Basit. L'hanno visto tutti, insomma. No, io infatti parlavamo proprio prima di cominciare questa trasmissione, dicevo proprio questo, insomma, che in fondo certo siamo tutti rammaricati per quello che è successo alla fine. Io per primo mi sono preso anche un'influenza, penso, anche per quello. Però ci sono stati segnali positivissimi di fronte poi a un pubblico molto importante. Insomma, io credo che tutti abbiano... Sì, la partita è stata ripresa dalla Rai e data su Sport, su Rai Sport. E quindi questo ha permesso anche a molti della gente di apprezzare, insomma, il valore di questo ragazzo del 99, che secondo me ha tutto per diventare un giocatore molto importante. E non solo lui, perché insomma io vedo anche altri giovani molto interessanti che sono... Certamente l'Arezzo si sta formando sempre di più come squadra e sta formando i propri giovani sempre di più, facendoli incontrare col campionato di Serie C. Il campionato di Serie C non è così semplice come qualcuno che segue con la puzza sotto il naso solo la Serie A pensa. In realtà il campionato di Serie C mette di fronte a una situazione anche i giovani calciatori o gente come Brunori che viene dalle serie inferiori, li mette di fronte a un calcio molto ruvido, molto determinato, molto, cioè, già professionistico, veramente professionistico. Ma tu guarda quello che sta succedendo al Monza di Berlusconi e Gagliani, che secondo me sono andati lì con molta prosopopea e pochissima cognizione di causa. Comunque è verissimo quello che stai dicendo, lo sottoscrivo in pieno. Ogni categoria va conosciuta e anche la Serie C ha le sue problematiche, le sue difficoltà, il suo modo di porsi, che se non si conosce poi insomma si fanno delle figure tipo quelle che stanno facendo a Monza Gagliani e Berlusconi. Ma loro sono arrivati e hanno trovato una situazione, però io ho l'impressione che a gennaio il Monza cambierà. Te che dici? Sì, ma sicuramente con i soldi poi si riesce ma comunque per quest'anno non faranno in tempo a correggere la situazione e non bastano i soldi, ci vuole soprattutto conoscenza, capacità e organizzazione. Quindi io non sono tanto fiducioso, se fossi uno sportivo del Monza, che quest'anno si possono aggiustare le cose. Poi considera anche il fatto che effettivamente le altre squadre andranno per una rivincita.
Comunque ritengo molto positivo il fatto che Galliani, per la Serie C, che Galliani e Berlusconi siano scesi in lizza. Porteranno un po' più di attenzione. E forse cominceranno a considerare, visto che loro sono ritenuti dei, diciamo, opinion maker, che la Serie C non ha poi questi valori così bassi, come ho sentito dire qualche volta, e forse qua viene ritenuto in genere da chi parla nei media importanti. Ma anche, devo dire, qualche ex dell'Arezzo in questi mesi in cui io ne ho contattati tanti per intervistarli, eccetera, qualcuno snobba la Serie C, non viene allo stadio e mi dice: io ci torno se la serie è diversa. In realtà noi che la seguiamo, diciamo, costantemente, ci divertiamo a vedere le partite di Serie C, spesso, non sempre, come del resto in Serie A, spesso, non sempre ci si diverte, no? Però in Serie C si vedono, per esempio, dei giocatori come quelli che aveva la Carrarese in attacco l'altra lunedì scorso, come quelli che ha l'Arezzo in varie zone, del campo. Per esempio, che ne so, i vari Pelagatti, i vari Sala, Luciani, Basit, sono tutta gente che sa fare giocate che si vedono anche in serie superiori. Sì, ma Brunori stesso. Sì, ma è tutto vero, ma poi io sostengo sempre che il calcio è tifo soprattutto, lo spettacolo è qualcosa che ci inventano qualcuno per vendere un prodotto, ma il calcio è soprattutto tifo. E poi a me piace vedere la Serie C perché è sorpresa, è capacità di conoscere dei giocatori che si devono scoprire, mentre non è così vero altrettanto in Serie A, che si fanno vedere e ci propinano secondo me anche troppo. E il calcio a me interessa proprio sotto questo aspetto, tant'è vero che parlano tutti, il calcio è anche sogno, guarda che successo riescono ad avere trasmissioni che fanno l'estate, che parlano del nulla, insomma, del calcio mercato, no? E quindi quello è soltanto sogno. Ora ci stiamo addentrando in situazioni... A proposito di calcio mercato, l'Arezzo, diciamo, nonostante che nelle ultime due partite abbia totalizzato solo due punti, si trova comunque al secondo posto con l'occasione di raggiungere ancora il primo nel caso dovesse inopinatamente vincere a Piacenza. Dopodiché si presenterebbe una situazione tutta nuova anche per quello che riguarda l'Arezzo stessa e la sua, e il suo campionato, diciamo, no? E la sua organizzazione. Ma fermiamoci qui un attimo, andiamo in pubblicità e ci rivediamo subito dopo per una seconda parte in compagnia di Giorgio Ciofini.